tutti e bentornati sul mio canale. E il recipe di oggi è post natalizio ed è fatto con capi d'abbigliamento, con accessori d'abbigliamento che ci hanno regalato, che o non abbiamo gradito oppure ce ne hanno regalati più di uno, insomma. Quindi parto proprio da due grandi foulard, sciarpe foulard, diciamo, uguali, quindi non si sono messi d'accordo nel fare il regalo e me ne sono ritrovata due, insomma. Però noi non buttiamo nulla, anzi diventa una sorta di input per creare qualcosa di particolare. Io con questi due foulard, con queste due sciarpe, farò un vestito. Per fare il mio reshape rispetterò, diciamo, la funzione del foulard, cercherò di tagliare il minimo indispensabile pur creando un vestito, per cui manterrò le mie frange, manterrò la rifinitura del vestito, della sciarpa, per una buona parte del vestito, e creerò il classico chemisiere con cintura incrociata. Adesso però passo per passo spiego tutto, per cui intanto in maniera grossolana vi spiegherò, vi faccio capire che un foulard sarà una parte di vestito a sinistra e l'altro chiaramente a destra, per cui la simmetria questa volta è sconvolta dall'oggetto stesso, per cui mi ritrovo già una parte quasi pronta e l'altra parte già pronta, li devo semplicemente assemblare. Lavorerò intanto semplicemente su una metà del mio vestito, perché l'altro in forma simmetrica sarà fatto alla stessa maniera. Nonostante io farò un incrocio di abito, non cambio nulla riguardo la scollatura. Ho bisogno di tagliare alcune parti, dicevo, la manica, ma una fascia intera che abbia anche la frangia, e perché mi servirà poi per fare la cintura per il mio incrocio. Mi aiuta molto la stoffa stessa, la stampa della sciarpa, quindi andrò dritta tagliando oltre questa. Metto da parte la cintura e non sto tagliando la scollatura, rimane tale e quale. La bellezza poi della vestibilità sarà proprio questo, il fatto di non aver sfagomato e con un taglio la scollatura, ma la scollatura prenderà forma semplicemente dal posizionamento addosso. Una cosa che faccio però è il taglio della manica. Come dicevo prima, taglierò la parte, diciamo, tra sotto il braccio e il fianco, per avere un po' più di possibilità poi di avvitare meglio il mio vestito. Per dare una sagomatura alla vostra manica, perché essendo questo, diciamo, un vestito comodo nel taglio ma poi diventa invece avvitato dalla cintura, create una sorta di taglio fatto da queste misure. Misurate dalla piega di quella che poi sarà la vostra spalla, quindi dalla piega del foulard, 30 cm, che poi sarebbe l'ampiezza della vostra manica una volta finita, e misurate in corrispondenza di questa misura altri 30 cm. Questo ipotetico quadrato lasciatelo da parte, ma a questo punto inarcate, come se in questo spazio vi create la sagomatura. Andate giù. Io al momento vado dritta. Poi, in base alla vostra misura, in base a quello che vorrete ottenere, potete o sagomarlo ulteriormente, anche se a sagomare poi il vestito sarà la nostra cintura, però se volete fare un punto vita più accentuato potete anche avvitarvi ulteriormente. Io al momento invece lo lascio così, largo in questa maniera, e poi su di voi ognuno decide se stringere o non stringere. Vado a fare la stessa identica cosa sull'altra parte di foulard. Esattamente ripiegate, adesso io lo appoggio un momento, ma e altrettanto fate voi per poter ritagliare alla stessa maniera. Vi ricordate, ho tagliato anche una fascia, fatelo, perché due cinture ci servono assolutamente, anche per creare nella nostra chiusura più movimento. Quindi ritaglio il pezzo come ho già fatto nel primo telo,
lo metto da parte, quindi abbiamo due cinture. Giro e ritaglio anche qui quella che sarà la mia manica e il mio fianco. Pezzi avanzati, li mettete da parte, potete poi farci quello che volete, decorare ulteriormente, far delle tasche, non lo so, dico così, a me non piace in questo caso mettere delle tasche. Allora, in teoria il mio vestito è tagliato, ma aggiungo un altro piccolo intervento per evitare che sia un sacco, e bisogna dare una sorta di sagomatura. Ma mentre il davanti ampio ci serve perché abbiamo l'incrocio, il dietro troppo sacco non va bene. Quindi, per farvi capire cosa andrò a fare, posiziono il mio vestito sul tavolo per farvi un po' capire. Questo sarà il mio davanti, ma il dietro, tale e quale a questo, è abbondante. Quindi cosa faccio? Separo i due lembi, quindi lascio il davanti così com'è. So che può sembrare complicato, però se mi seguite un attimo vi rendete conto invece che non è proprio così. Lo lascio così com'è, dicevo, perché mi serve anche già averlo rifinito. Dietro invece, siccome dovrò cucirlo, posso benissimo tagliare, quindi lavorerò al momento solo sulla cucitura centrale posteriore. Quindi, oltre la corrispondenza della vostra spalla, quindi metà di questi due lembi sono la mia spalla, ok, adesso la posiziono, ecco qua. Oltre, al contrario rispetto al davanti, insomma, darò, mentre il davanti non l'ho per niente sagomato, da dietro, quindi poco più sotto della mia spalla, comincio ad inarcare un poco, cercando di dare una sorta di sagoma al punto vita. Prendete una misura di quale può essere il vostro punto vita, quindi in questo mio caso specifico ce l'ho qui. Quindi questo sarà il mio punto vita, dove inarcherò un pochino per renderlo un po' più appostato, ma una cosa minima, perché poi ci sarà la cintura che ci supporterà per avere questa sagomatura. Quindi sto inarcando e poi ritorno. Ci si trasferisce alla macchina da cucire, però vi imposto già il lavoro per come procedere. Intanto si chiuderà la cucitura del centro dietro, quella che adesso ho sagomato. Sul davanti non dobbiamo fare nulla. Uniremo poi le parti, chiuderemo i laterali del nostro vestito, facendo attenzione però a lasciare un'asola, ma sarà proprio all'interno della stessa cucitura, uno spazio aperto da dove poi passerà la nostra cintura, e in corrispondenza sui due davanti attaccheremo i due lembi di cintura. Qual è il punto esatto dove attaccare la cintura? È un po' come ho fatto prima: prendete il vostro punto vita e lo trasferite poi sul vestito. Sono dei passaggi un po', diciamo, successivi, quindi vi consiglio di seguirmi, vi ripeterò i vari passaggi alla macchina da cucire, però intanto immaginate l'impostazione del lavoro. Cuciamo dal rovescio quello che è il nostro centro dietro, l'unica parte che ho tagliato per sagomare il mio vestito. Il passaggio successivo, dopo aver fatto la cucitura centrale, io nel frattempo, non vi ho fatto vedere ma avete visto solo delle immagini, ho rifinito i miei lembi di stoffa.
La cosa importante è cucire adesso sul davanti i lembi di stoffa, e questa misura deve corrispondere, come dicevo prima, appoggiatevi il vestito, prendete il vostro punto vita e stabilite lì il punto. Dobbiamo ricucire adesso, quindi chiudere il nostro vestito cucendo i laterali, ma sul lato destro dobbiamo lasciare una sorta di asola di passaggio per la stringa. In corrispondenza della stringa che già abbiamo attaccato sul davanti, questo sarà il nostro punto, lasceremo uno spazio aperto che poi rifiniamo a mo' di sì, come se fosse un'asola. Ma tutto il resto lo possiamo cucire, quindi chiudiamo i nostri fianchi. Lato sinistro invece lo chiudete interamente senza lasciare l'apertura. Prima di attaccare l'elastico alla parte finale della manica, calcolate l'ampiezza, cioè decidete quanto stretto deve essere, prendetevi la misura del vostro braccio. Più stretto, più largo decidete voi. Potete anche non mettere l'elastico, quello va a vostro piacere. Io voglio l'elastico, per cui mi taglio due lembi di elastico. Chiudete l'elastico. Battete il vostro elastico. Il nostro vestito, dopo aver assemblato in maniera un po' più elaborata i nostri due foulard, è pronto e lo vediamo indosso. Anche per oggi il nostro reshape finisce qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare la campanella per essere informati ogni qualvolta il video online. Mettete mi piace, commentate, fate domande, seguitemi sui social e ricordate sempre: reshape your style.